Amelia Radio e l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini presentano Puccini Dei in occasione del centenario della sua scomparsa. Il 29 novembre 1954 la RAI trasmetteva dal suo auditorium del Foro Italico di Roma un importante concerto vocale strumentale Martini e Rossi dedicato a Giacomo Puccini nel 30° anniversario della morte del maestro. Per il concerto furono prescelti i cantanti Renata Tebaldi, Pippo Di Stefano e Giuseppe Taddei, tutti eccezionali e nel pieno dei loro mezzi vocali, accompagnati dall'orchestra della Radio Italiana con la direzione del maestro Alberto Paoletti. Prima del concerto, la voce dello scrittore e giornalista Gioacchino Forzano ha parlato brevemente della sua collaborazione con Puccini proprio per la stesura dei libretti di Gianni Schicchi e Suor Angelica. Precede il concerto la sigla dei famosi concerti Martini e Rossi, i concerti del lunedì, e per pura combinazione anche il 29 novembre 1954 era un lunedì. La registrazione è tratta dalla mia collezione privata di opere e concerti audio-video e ho avuto infatti la possibilità di conservare il nastro originale di tale evento e con piacere lo voglio condividere con voi. RAI, Radio Televisione Italiana, stazioni del programma nazionale. Aveva scritto una melodia lenta, piana, larga. Io rimasi male. Quando finì mi guardò. Si accorse dal mio silenzio che l'impressione non era stata buona e disse: «Allora e che c'è?» «Sa maestro», gli risposi, «io mi permetto di dirle tutto. Qui avevo sentito come un inno, uno scatto di questo giovane, un'onda di melodia che esaltava Firenze e continuai a spiegare quello che sentivo io come librettista. Quando ebbi finito, prese il lapis e scrisse sulla musica composta: scritto di notte, rivederlo col sole. E il giorno dopo mi fece sentire la romanza com'è oggi. Sono 30 anni che è scomparso, specialmente in giorni di lotte e di pene, fa bene all'anima ricordare i grandi che saranno sempre la gloria della nostra Italia. Gioacchino Forzano ha parlato della sua collaborazione con Giacomo Puccini. Il concerto di questa sera nel trentennio della morte di Giacomo Puccini comprenderà esclusivamente musiche del grande scomparso. Trasmettiamo il quarto concerto vocale e strumentale organizzato per la ditta Martini e Rossi di Torino, con la partecipazione del soprano Renata Tebaldi, del tenore Giuseppe Di Stefano e del baritono Giuseppe Taddei.
Madama Butterfly, un bel dì vedremo. Soprano Renata Tebaldi. Uno stupendo Un bel dì vedremo, interpretato dalla Tebaldi, apre la parte vocale. Ma cosa possiamo aggiungere ai fiumi di inchiostro che sono stati scritti sulla sua voce e sulla tecnica? Un artista che sa convorci anche per la semplicità dell'accento e per la poesia del suo canto. Un po' per i cieli
Il quarto brano è dedicato alla Turandot di Puccini. Pippo Di Stefano canterà Non piangere Liu, proprio a ricordo delle favolose recite scaligere del 61 con la superba Birgit Nilsson. Giuseppe Taddei invece due brani, Nulla silenzio dal Tabarro e Minni dalla mia casa sono partito, dalla Fanciulla del West, opera che il celebre Benitono ha interpretato con successo in tanti teatri del mondo. Turandot, Non piangere Liu, tenore Giuseppe Di Stefano. Non piangere Liu, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dolce mia fanciulla. Giuseppe Taddei invece canterà due brani, uno dal Tabarro, Nulla, silenzio, e Milli dalla mia casa son partito, dalla Fanciulla del West. Queste opere sono state cavalli di battaglia per il baritono Taddei in tutti i teatri del mondo. Il Tabarro, Nulla, silenzio, baritono Giuseppe Taddei. Aspetta, che cosa aspetta?
chi l'ha trasformata, qual ombra maledetta è discesa fra noi. Chi l'ha insidiata? Il colpo troppo vecchio, il tinca forse, no, no, non pensa beve, e dunque chi? Luigi! No, se proprio questa sera voleva abbandonarmi e m'ha fatto preghiera di sbarcarlo a Rouen, ma chi dunque, chi? Chi sarà squarciare le tenebre, vedere serrarlo così fra le mie mani e gridargli sei tu, sei tu, e gridargli sei tu, sei tu. Il tuo volto livido sorrideva alla mia pena, sei tu.
L'intermezzo del terzo atto della Manon Lescaut apre la seconda parte del concerto, a cui fa seguito il quarto atto dell'opera, nell'interpretazione straordinaria di Renata Tebaldi e di Pippo Di Stefano. Da notare che la Tebaldi, fino al 1954, aveva inciso soltanto l'opera per una casa discografica e il suo debutto avverrà in teatro a Chicago nel 1958. Manon Lescaut, intermezzo atto terzo. Thank you.
Manon Lescaut, atto quarto. Soprano Renata Tebaldi. Tenore Giuseppe Di Stefano. Ah!
Seguono due brani dal Gianni Schicchi, uno affidato al baritono Taddei, Achi e Zucconi, e l'altro a Pippo Di Stefano, Firenze e Come un albero fiorito, due romanze meravigliose interpretate da due cantanti eccezionali. Achi e Zucconi, baritono Giuseppe Taddei. Messer notaio presto, via da fuoco domani, tra peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi le cacamere, questo che sogno che se non perdoni. Ed il notaio viene. Entra! La stanza è semioscura, dentro il letto intravede di guasa la figura. In festa la Lima al viso la petto lima fra capellima e pezzolina naso che par quello di buoso invece il mio perché al posto Ancora da Gianni Schicchi, Firenze è come un albero fiorito. Tenore Giuseppe Di Stefano. Firenze come un albero fiorito, che in piazza dei signori a tronco e fronte, ma le radici forse nuove apporta voi, dalle compagni limpide e feconde. E Firenze germoglie dalle stelle, salgon paragi, alberi e torri stelle. Priva di correre alla voce, anda baciando piazza Santa Croce, e il suo canto è sì dolce, sì sonoro, che a lui sono scesi i ruscelletti in coro. Così scendam bidotti in arti e scente, a far più ricca e splendida Firenze, e di Valdelsa giù dalle castella, ben venga Arnolfo a far la torre bella, e venga Giotto dal Mugello il foco, e i medici mercante coraggioso,
taglio di greggi e coi ripicchi. Viva la gente nova e Gianni Schicchi! La rassegna si chiude con i brani dall'opera più popolare rappresentata in tutto il mondo, La Bohème di Puccini. I brani eseguiti non sono stati eseguiti come nell'opera. Infatti inizia questa rassegna il duetto del quarto atto tra Rodolfo e Marcello in un coupé O Mimì tu più non torni, che è di una struggente malinconia, cantato da Pippo Di Stefano e Giuseppe Taddei. Nell'ordine seguiranno Che gelida manina, Mi chiamano Mimì e il duetto finale del primo atto, O soave fanciulla. La Bohème. A Mimì tu più non torni. Duetto atto quarto. Tenore Giuseppe Di Stefano. Baritono Giuseppe Taddei. In un coupé con pariglia di tre mi salutò ridendo. Oh, musetta le dissi, e il cor non batte, non lo sento, grazie al velluto che il copre. C'è gusto davvero, e c'è gusto davvero. Lo iova fa, i rodi e ridi, non batte, Vidi, musetta, Mimì, la vista, oh, guarda, la incarnò, come stita, come una regina. E viva ne son contento, un giardo si strugge d'amor, la voliam, la voliam. Che penna infame! Che infame penna! Thank you.
Ancora dalla Bohème ascolterete Che gelida manina, Mi chiamano Mimì e il finale dell'atto primo. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi piace.
che la vien fuori d'ora a importunare. Pucciniano del 1954, ma a complemento voglio aggiungere una perla, una preziosa interpretazione inedita di Renata Tebaldi in Senza Mamma, dalla Suora Angelica di Puccini. La Tebaldi non ha mai cantato Suora Angelica in teatro perché sarebbe stata sopraffatta dall'emozione, ma ha lasciato, oltre a questo bellissimo brano del 1953, ancora un concerto Martini e Rossi, una preziosa incisione discografica. Et nova
Allora, con questo brano chiudiamo il ricordo di Puccini e un saluto a tutti gli ascoltatori. Alle ore 12:30 pomeridiane dell'officina della Columbia Phonograph Company New York, presenti le signore Elvira Puccini e Gina Ciaparelli di Afora, nonché i signori Emerson Trent del Columbia e Gianni di Afora, che parla in questo momento, oggi, alla vigilia del ritorno in patria del maestro Giacomo Puccini, coperto di gloria ed onori dal pubblico del Metropolitan Opera House, ove tante acclamazioni e successi strepitosi si ebbe il ciclo delle sue opere immortali, oggi, qui, lontano 5.000 miglia dalla sua poetica ed ispiratrice Torre del Lago, il maestro Puccini lascerà incisa la sua parola, che sarà un palpito d'affetto che religiosamente ascolteranno i suoi amici e connazionali in questa terra degli Stati Uniti. A voi, genio sublime, legittimo successore dei grandi compositori, che resero Italia maestra al mondo nell'arte dei suoni e dei canti, a voi l'augurio del buon viaggio ed il riverente saluto dei vostri ammiratori qui presenti. Arrivi il maestro Puccini! Arrivi il maestro Puccini! Ringrazio con tutto cuore l'egregio signor Biafora per le gentili parole pronunziate. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America forever! Da parte mia, chiesa, per gli onori tributati a mio marito, lascio un saluto ed un caldo ringraziamento a tutti, e specialmente ai gentili signori americani che furono tanto contenti verso di noi. Viva la Puccini! Ameria Radio e l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini presentano Puccini Day in occasione del centenario della sua scomparsa.